Nel maggio del 2013 ha scoperto di essere affetto da una rara forma tumorale ed è stato costretto a lasciare il suo incarico presso l'hospice della Casa della Divina Provvidenza di Biceglie. Oggi non è guarito, continua a convivere con il suo male giorno dopo giorno, ma nonostante questo, qualche settimana fa, ha deciso di tornare al fianco dei pazienti dell'hospice e dei loro parenti per fornire quel fondamentale sostegno psicologico di cui hanno bisogno. Questa è in breve la storia di Giuseppe Gallo, psicologo bicegliese ed uno dei principali artefici e realizzatori dell'Hospice, il centro d'eccellenza per le cure palliative fiore all'occhiello dell'Opera Donufa. Le vicende economiche e giudiziarie della Casa della Divina Provvidenza sono state analizzate e commentate in lungo e largo. Le tristi storie riguardanti gli sprechi, gli illeciti amministrativi e l'enorme mole di debiti accumulata hanno trovato ampio spazio per lungo tempo su tutte le principali testate giornalistiche nazionali. In realtà la Casa della Divina Provvidenza ha anche molto altro da raccontare. Noi abbiamo scelto di raccontarvi la storia di questo lavoratore che nel suo piccolo ha continuato instancabilmente, con grande spirito di abnegazione, a dare il suo contributo per mandare avanti la splendida realtà dell'hospice e dell'intera Casa della Divina Provvidenza. Ecco la testimonianza di Giuseppe Gallo. All'hospice, all'interno di questa struttura, nata nel 2009, ho fatto parte sin da subito dell'equipe formata appunto da me, dal dottor Lamura, come coordinatore medico della struttura, il dottor Zipparri, e ovviamente una serie di figure professionali, tra le quali appunto la coordinatrice, la dottoressa Doriana Di Pinto, e i vari infermieri professionali e OSS, che hanno sin da subito, diciamo così, manifestato un interesse particolare nei confronti di un reparto altrettanto particolare come il nostro. Mi sono dovuto allontanare nel maggio del 2013 perché paradossalmente è successo che anch'io mi sono trovato coinvolto in una storia oncologica. Mi è dispiaciuto tantissimo, infatti ho condiviso questa mia scelta con le mie oncologhe, le quali hanno subito aderito a questa mia, come dire, idea di lasciare almeno temporaneamente, insomma, l'hospice, proprio perché mi dicevano era incompatibile. Diciamo che dopo 2 anni la mia condizione oncologica è stabilizzata. Posso solo dire questo: io ho scoperto di avere una forma tumorale piuttosto rara e quindi, diciamo così, difficile da risolvere, anche con il classico intervento chirurgico. Devo dire che ho maturato dentro l'idea di tornare per tante ragioni. È scattato in me anche l'idea di poter meglio condividere con le persone che noi ospitiamo un dolore immenso, un dolore profondo che accompagna queste persone. Chi non è colpito da queste problematiche difficilmente riesce a comprendere sino in fondo il dolore che si prova giornalmente. Bene, io l'ho fatto professionalmente, accettando anche illo tempore di collaborare anche amministrativamente, ma soprattutto a livello pratico, no? Per l'apertura di un reparto come questo. E poi dopo, appunto, empaticamente, giorno dopo giorno, dentro di me è maturata l'idea di seguire ancora queste persone e dare il mio apporto necessario. Sono giorni decisivi per la Casa della Divina Provvidenza. Come stanno vivendo i lavoratori come lei questo particolare momento storico? Io innanzitutto voglio sottolineare questo aspetto. Da un punto di vista motivazionale, io conosco tantissimi colleghi e non che hanno manifestato, e non da qualche tempo, ma da sempre, il loro attaccamento alla struttura, sia da un punto di vista lavorativo, sia da un punto di vista affettivo, perché no? Perché noi abbiamo a che fare con pazienti particolari, no? In generale. Certo, da un punto di vista invece del mio ruolo di lavoratore, vivo il momento, questa volta più che mai rispetto al passato, perché come ben sapete anche in passato ci sono state vicende più o meno similari, no? Ma questa volta onestamente
vivo e viviamo, condividiamo questo sentimento giornalmente con un certo dramma. Io immagino anche che fine farebbero i tanti pazienti dell'ortofrenico, ad esempio, con i quali io ho avuto a che fare in passato anche, e posso dirvi che gli stessi pazienti ancora oggi vivono il dramma di essere cacciati fuori dalla loro casa. E quindi non solo noi lavoratori, ma condividiamo con questi pazienti particolari, continuo ancora a definirli particolari, il dramma della loro, come dire, del loro quotidiano e della loro sopravvivenza addirittura. Per cui mi auspico che al di là delle encomiabili anche, ci auguriamo tutti, dell'encomiabile interesse di alcuni privati, però onestamente io mi auspico che questa struttura invece possa avere un futuro, come dire, pubblico e che possa in questo particolare momento toccare la coscienza di chi governa a livello regionale, perché credo anche che potenzialmente questa struttura, nonostante tutto, possa dare ancora tanto.